Vangelo di Luca parla spesso di peccato e di peccatori. Pensiamo a quando Gesù perdona una peccatrice ben conosciuta di quella città, oppure alla vicenda di Zaccheo o alla parabola del Padre Misericordioso. Molte di queste storie sono storie di conversione, di cambiamento di prospettiva. Dal buio di una vita già etichettata e senza sbocchi alla verità luminosa e liberante di Gesù. Forse perché nella tradizione anche l'evangelista Luca è un convertito. Addirittura nato nella fede pagana e avvicinato a Cristo da Paolo di Tarso. Le due espressioni che usa negli scritti per indicare la conversione, letteralmente, voltarsi indietro e cambiare mentalità, non erano solo parole per lui. Rappresentavano il nodo centrale della sua esistenza. Avrà avvertito Luca gli sguardi sospettosi di quei fratelli nella fede che non accettavano di buon grado la sua cultura, tanto lontana dalla tradizione di Israele. Qualunque sia la risposta, il brano ci ricorda che il peccato riguarda tutti noi e che esiste un peccato evidente, come quello del pubblicano, e un peccato più subdolo, quello della presunzione di bastare a noi stessi. Il peccatore è colui che manca la sua vita, che manca il bersaglio e perciò rifiuta se stesso e si condanna da sé. Convertirsi, voltarsi indietro o cambiare mentalità è sempre possibile, fino all'ultimo respiro, solo se avremo il coraggio di affidarci all'abbraccio misericordioso del Padre. Mi capita spesso di giudicare gli altri senza riflettere? Mi riconosco bisognoso di perdono e di conversione? Buona giornata a tutti!